Sono stati i cestisti sudamericani di Caracas di Venezuela i vincitori della 32esima edizione del torneo mini basket in piazza Memorial Carmine Nuzzaci, che hanno battuto in finale la Bis Pesaro con il risultato di 61-40. 21-7, 33-21 e 47-30 il parziale, ma come sempre a vincere è stato lo sport con i suoi valori di fratellanza, rispetto, solidarietà e comunità. Creare ponti nel rispetto delle differenze, questo è quello che ci ha insegnato questo torneo. 48 squadre provenienti da 4 continenti, 10 delegazioni internazionali, 6.500 gare in 32 anni, circa 25.000 atleti che sono venuti qui a Matera. Questi i numeri della manifestazione, di 32 anni di manifestazione, questi i commenti all'esito del torneo. Il vincitore agonistico è Caracas, Venezuela, ma oggi ha vinto lo sport in genere, nei suoi valori principali, il poter incontrarsi, l'amicizia, e questa è la più grande nostra soddisfazione, perché nonostante questa giornata interminabile, voglio dire, non trovo il termine, dove i ragazzi sono veramente sfiniti, sono qui ancora a gioire tutti assieme o tra virgolette abbracciare i loro amici vincitori o sconfitti. E questo è quello che ci riempie d'orgoglio, perché è il vero obiettivo di questo torneo. Sì, la valenza agonistica è importante, ma importante soprattutto la valenza degli altri valori. In questo momento io la racchiuderei nella parola amicizia, la parola veramente, voglio dire, di questa settimana, di questa esperienza straordinaria di questa settimana. E da dopodomani testa, cuore e ambizione per la prossima edizione, perché il bello di questo torneo è la sua longevità, che ovviamente è difficile da valutare ora con la stanchezza, ma già si lavora la prossima edizione. Sì, sicuramente. Sicuramente faremo le giuste valutazioni, perché, come dicevo, vogliamo sempre migliorarci nel nostro modo di essere e di fare. Siamo una piccola associazione che, voglio dire, con i propri valori. Sappiamo che commettiamo quegli errori, ma vogliamo ripartire, non subito, voglio dire, ma pian piano inizieremo a pensare anche alla 33esima edizione. Io ho la pelle d'oca, ragazzi, perché vedere tutto questo spettacolo, i bambini che si uniscono in un cerchio di amore, pace, fratellanza, senza essersi mai visti prima una settimana fa, è spettacolare. Questo ci riempie di orgoglio e ci dà la forza per continuare ad organizzare questa manifestazione. Il successo dei mini basket in piazza è dovuto anche, oltre ovviamente dal vostro lavoro, ma dal fatto che voi crediate tantissimo in questi valori. Sì, noi crediamo tantissimo, infatti i nostri bambini, che sono il nostro cuore, sono quelli che ci fanno muovere nell'organizzazione di questo evento, ma anche di tutta la nostra attività. Quindi è importante che loro siano i primi a vivere queste esperienze e noi siamo accompagnatori del loro percorso di crescita. Sono stati 5 giorni meravigliosi, vedere questa piazza stasera piena di questi ragazzini che ci hanno fatto divertire e gioire guardando le loro prestazioni atletiche, è per noi motivo di orgoglio. Motivo di orgoglio è anche vedere questi ragazzi provenienti da 4 continenti del mondo essere qui tutti assieme e divertirsi senza limiti, senza discriminazioni, e lanciare un messaggio di pace e solidarietà che parte dalla nostra città, dalla Matera, capitale europea della cultura. Assessore, mi collego a queste sue parole in chiusura. Dopo 20 anni è mancata la delegazione palestinese. Il nostro augurio è che l'anno prossimo, per la 33esima, i bambini palestinesi, vittime di un momento di assoluta tragedia civile e sociale, possano tornare qua a ridere, socializzare e divertirsi con gli altri. Sì, assolutamente sì, l'auspicio è quello. Naturalmente un abbraccio al popolo palestinese, però io vorrei anche ringraziare tutti i bambini presenti qui, tutte le associazioni, perché abbiamo lanciato assieme un messaggio importante. Quindi l'anno prossimo io spero ci sia, speriamo, anche la squadra della Palestina. Forza!